Dalila di Lazzaro, violentata a 5 anni e sempre, ero una tira stronzi. La sua storia è diventata un'autobiografia scritta con Cinzia Librandi, La vita è così. Dalila di Lazzaro si racconta, mi hanno violentata a 5 anni, a 17, sempre, ero una che attirava gli stronzi. Dalila di Lazzaro è protagonista di una intervista pubblicata da Huffington Post in cui si racconta senza filtri. 60 anni, tanti successi ma anche tanti dolori, come la morte di suo figlio, 22 anni, a causa di un incidente. La sua storia è diventata un'autobiografia scritta con Cinzia Librandi, La vita è così, edito da PM. Racconta la sua vita da stella dello spettacolo che mai però, se la tira. Quando incontro chi se la tira nel mondo dello spettacolo mi arrabbio, loro mi fanno schifo. Violentata a 5 anni nel suo libro c'è spazio anche per il capitolo sulle violenze subite, un argomento che la di Lazzaro ha già affrontato in diverse interviste e che ha approfondito anche questa volta. E anche a 17, sono stata trattata come un bel vestito da portare, usare e mostrare. Queste le sue dichiarazioni in passato. A 17 anni subisce infatti una seconda. Il caso Weinstein è sul caso Weinstein, quello di Brizzi e le denunce di tantissime attrici. Dalila di Lazzaro si dice felice perché le donne adesso sono tutte meravigliosamente insieme. Negli anni 70 e 80, la storia era diversa.